Bentrovati amici di Vita Trentina, buona serata. Proseguiamo oggi i nostri incontri del lunedì in questo appuntamento delle ore 18 che sta diventando tradizionale. Dopo aver avuto nostro ospite il regista della fiction Rai su Chiara Lubich, Giacomo Campiotti, oggi abbiamo un altro ospite d'eccezione che vedete al mio fianco, Maria Pia Veladiano, scrittrice apprezzata in tutta Italia. Una persona, una donna di scuola, si diceva un tempo, che ha operato anche nella nostra provincia di Trento, ora si è ritirata dall'attività nella scuola per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, alla sua attività pubblicistica. Oggi siamo qui per parlare con lei della sua ultima opera, il libro Adesso che sei qui, uscito da poche settimane per Guanda Editore, un testo che scopriremo insieme, non completamente. Un testo, come sentirete, anche molto trentino. Abbiamo piacere di poterlo presentare anche sulle pagine del nostro settimanale diocesano. Io, per chi non mi conoscesse, sono il direttore Diego Andreatta e ringrazio subito Maria Pia Veladiano, alla quale mi lega anche una conoscenza di qualche anno in occasione dei suoi romanzi che sono stati molto importanti, a partire da La vita accanto, il primo, che è stato anche, ha avuto un importante riconoscimento come il premio Strega. Bentrovata Maria Pia e bentornata in Trentino. Grazie, grazie, grazie dell'invito. In realtà io dal Trentino non mi sono mai allontanata col cuore perché si sa, e poi anche finché non ci hanno rinchiusi in casa venivo spessissimo, quindi sono molto molto legata. Grazie per l'invito. Ci siamo proposti di non raccontare il romanzo perché vogliamo che molti possano leggerlo e, come è capitato a noi, gustare pagina dopo pagina il desiderio di proseguire. Diremo soltanto che è la storia di una relazione di cura ma anche di affetti tra zia Camilla, un'anziana donna che si scopre malata di Alzheimer, e la nipote Andreina, che però per lei è quasi anche una figlia. Non ha pensato inizialmente che fosse rischioso scrivere un romanzo che avesse per protagonista una malata d'Alzheimer? Ma allora, intanto qualche volta bisogna dire che i romanzi ci vengono, come dire, bussano alla porta. In questo caso, questo romanzo ha proprio bussato alla porta, nel senso che proprio mentre ancora, diciamo, ero in Trentino, nel mio periodo di lavoro, e qualche, forse un anno dopo, non so, una giovane donna trentina mi ha proprio raccontato il nucleo del romanzo, cioè questa sua storia d'amore, ecco, lei mi ha raccontato la storia d'amore con una zia malata. Questa storia d'amore era molto bella, molto particolare, molto creativa, ecco, tutta incentrata sul desiderio di non perdere la zia, di non perdere la zia che si era malata. E perciò a partire da lì, poi ormai dopo 3-4 anni, insomma, il mondo, un mondo di fragilità e di malattia, che è un po' il tema di quasi tutti i miei romanzi, anzi direi proprio di tutti, a partire dalla bambina brutta della vita accanto, la malattia del tempo in Dio breve, insomma, tutto questo mondo di fragilità è confluito intorno a questo nucleo iniziale di storia che mi è stato consegnato. Quando questo avviene è un dono, e al dono si corrisponde con un altro dono, e cioè l'altro dono è quello di scrivere, ecco, corrispondere al dono rendendo universale la storia nella fedeltà di quello che ci è stato consegnato. C'è da dire che quando l'ho cominciato non c'era neanche vagamente sentore di pandemia o cose così, però il tema della malattia nell'età anziana e della malattia mentale in particolare, le patologie degenerative, era già un'emergenza. Lo sta diventando sempre di più. Abbiamo 600.000 malati di Alzheimer in Italia, 1.300.000 le patologie, diciamo, degenerative assimilabili, ecco, quindi demenze, eccetera, quindi una vera emergenza. E la domanda è cosa si può fare? Andreina, questo è un romanzo, naturalmente, Andreina risponde, si deve intanto stare vicini.
Non c'è dubbio che la pandemia abbia aggravato poi la condizione dei malati di Alzheimer. Penso a quanti nelle RSA potevano almeno godere in alcune ore della giornata della visita di qualche parente. Ecco, non le è venuta la tentazione? Io sto facendo alcune domande, ma ricordo che anche gli amici che ci ascoltano possono scriverci le loro, basta utilizzare la chat del nostro profilo Facebook. Dicevo, non le è venuta la tentazione di rivedere il romanzo alla luce dell'andamento di questa estenuante pandemia? No, no. Beh, no, no, perché era una storia sua questa, era una storia a parte. Poi perché in realtà, come dire, in qualche modo tutte le storie che aprono una strada nuova sono per qualche misura irripetibile. Quello che bisogna fare adesso è il passaggio ulteriore, cioè alla luce del fatto che questo è capitato, cioè. Semplifico che le residenze protette, cosiddette protette per anziani, anche le migliori, non hanno protetto nessuno, perché noi abbiamo il 50% dei deceduti in Italia che erano residenti nelle residenze protette. Si mostra evidente come quella non sia la soluzione ordinaria che può essere affrontata per affrontare questo tipo di malattie. E bisogna trovare soluzioni creative. Il romanzo racconta una storia che è stata resa possibile da tante cose, anche dalla dinamicità di questa giovane donna, dal fatto che c'era una casa grande, insomma, delle condizioni che anche nel romanzo vengono espresse. Però quando si parla di creatività bisogna anche proprio pensare che ce ne sono tante forme. Io cito, in questi giorni cito perché è uscita una notizia un po' più completa di altre, insomma, era già venuta fuori quella, è uscita il 21 di gennaio. Di questo, diciamo, esperimento che sta facendo il Canada, che ha messo insieme una residenza per anziani e una residenza per bambini senza genitori, e che ha dato, che li ha fatti convivere sperimentalmente, e sta dando dei risultati strepitosi, con bambini che migliorano i risultati scolastici, che sono felici, anziani che guariscono, che stanno meglio, perché? Perché hanno uno scopo. Allora, questa del libro è una, come dire, è una soluzione creativa individuale che ha trovato Andreina, questa giovane donna, e rispetto alla patologia di zia Camilla, ma ad esempio quella canadese è una soluzione istituzionale. È chiaro che quando c'è un'emergenza così grave, come può essere la patologia, diciamo, grave in età anziana, non bisogna pensare che la soluzione sia l'eroismo individuale. È una società che deve aiutare la disponibilità individuale a trovare una soluzione buona per tutti. Ed è un po' quello che capita nel romanzo. Nel romanzo, ad un certo punto, c'è la riunione di famiglia, quando si deve decidere che cosa, si deve fare, e la soluzione è quella forse di dover fare tutti un passo indietro invece di cercare di fare un passo avanti. Questo succede anche, nella vita. Intanto prendere coscienza che il problema non è di uno solo, ma è di tutta la famiglia. Sì, allora, quando zia Camilla si ammala, la soluzione della famiglia in qualche modo è quella di pensare all'istituto. Naturalmente non c'è nessuna cattiveria nel descrivere questa dinamica, anche perché è una dinamica socialmente accettata, bisogna dirlo. Cioè è socialmente accettato che il malato, anche prima che diventi malato gravissimo, che sia effettivamente necessario la struttura, venga ospedalizzato comunque. Ecco, questa soluzione nel caso della patologia di Alzheimer è una soluzione che da molte parti si sa benissimo che non è la soluzione. Beh, ci sono anche studi di questo tipo. La patologia di Alzheimer nella fase iniziale ha molte chance di lasciare una vita buona a chi la sta vivendo, ed è quello che capiterà a Camilla. Nella struttura viene a mancare qualcosa che è assolutamente fondamentale, e cioè viene a mancare la dimensione della relazione affettiva personale. Ci sarà la dimensione della cura, che naturalmente le strutture danno da mangiare, fanno lavano, puliscono, ma non c'è la dimensione relazionale, che è quella dimensione profonda affettiva che permette di capire chi è veramente, chi si ha davanti. Cioè Andreina fa un'operazione
diciamo, molto terapeutica, che però le viene dal cuore, le viene dall'affetto, naturalmente. Cioè dice, io sto con zia Camilla e cerco quello che lei è in questo momento. Non lo sa, non lo fa così razionalmente, eh. Diciamo che è dentro a quella che è la dinamica del dono, cioè lei ha ricevuto molto da zia Camilla che l'ha allevata e restituisce questo dono e resta accanto. Solo da questa operazione, che è un'operazione iniziale fondamentale, perché si tratta di capire chi abbiamo accanto adesso che le cose sono cambiate. E il presupposto è naturalmente che non è vero che è tutto finito, cioè che non c'è più nessuno accanto. Da questo presupposto nasce tutto il resto, cioè scopre, ad esempio, una delle prime cose che scopre è che lei non può fare tutto da sola, che è impossibile. Ecco lì, no? Ecco perché scatta la struttura. Da sola lei non può fare. Allora decide, non la struttura, ma decide mi faccio aiutare. Da chi? Chi aiuta qui in Italia, nell'Occidente, diciamo, ricco e opulento? In questo momento aiutano le donne, spesso le donne straniere. Quindi apre la casa di Camilla a queste donne straniere. Però in una dinamica, ecco, questa è la cosa molto bella che fa questa donna, in una dinamica di non sfruttamento. Questo è importantissimo, perché le donne che arrivano, delle donne che arrivano, lei non compra il lavoro, non dà uno stipendio e dice la tua vita te la fai fuori dalla casa, ma pre le prende come vita, faccio l'esempio, no? La seconda che è Naima, che viene dall'Algeria, la prende con tutti e due i bambini, una follia. Si chiede, ma come reagirà zia Camilla, due bambini in casa, no? Ecco qui un piccolo esperimento canadese fatto per intuito, diciamo. E invece, perché la prende con i bambini? Perché quella è la sua vita, perché solo così questa giovane donna può accudire Camilla nella libertà, nell'affettività completa e non nell'angoscia di sapere che lei è lì, prende uno stipendio, ma i figli sono chissà dove, accuditi da chissà chi. E lì scatta la dinamica, perché poi i bambini li troverà accoccolati in braccio a zia Camilla, è tutta una dinamica in cui chi diciamo, cura, riceve cura, riceve vita, una ma maggiore vita, ma perché non sono innestate dinamiche di come si dice, di sfruttamento, no? C'è un'espressione americana, io la cito sempre perché è un'espressione terribile, che dice che l'Alzheimer è la morte che si è dimenticata indietro sul corpo, non c'è niente di più terribile, vuol dire che il malato di Alzheimer non è niente, è solo un corpo da accudire. Ecco, invece, Andreina scopre subito che la zia è intera nelle sue capacità affettive, nella sua capacità di riconoscere che lei la ama e che è amata. E quindi questo le dà un canale di comunicazione, anche se zia Camilla non ricorda più tutto, evidentemente è malata, non è che sia. Che non è una favola bella, insomma, questo romanzo, però è la storia che la malattia non annienta tutto, è una fase della vita. E aiuta anche chi non è a conoscenza della malattia di Alzheimer forse di abbattere qualche pregiudizio. Ad esempio, risulta abbastanza chiara la scoperta che Andreina fa rispetto ai sentimenti, che destino hanno i sentimenti in una persona malata di Alzheimer? Si perdono completamente. Ecco, questo no, ma l'Andrina lo scopre intuitivamente perché è lì che la osserva e quindi se la osserva può vedere che questo è vero, cioè che lei è sia spaventata, ovviamente non ricorda le cose, ma anche contenta, felice, è un sentimento essere felice di avere persone intorno, no? I sentimenti rimangono intatti. Io le chiamo un po' le rughe della memoria, cioè sono le rughe dell'espressione, no? Uno ha sul viso che dicono che vita uno ha fatto. Poi ci sono le rughe della memoria. Quelli sentimenti rimangono tutti, anche se la memoria magari è piena di buchi. A un certo punto Camilla guarda una tempesta sulle foglie delle viti. E dice tempesta e Andrina le risponde sì, però poi finisce e lei risponde sì, ma restano tutti i buchi, voleva dire i suoi buchi di memoria, no? Vedeva e questa memoria affettiva è del tutto intatta e si può lavorarci. Tra l'altro è interessante che ci sono dei libri, degli studi, ad esempio uno abbastanza recente
che è stato pubblicato da Erickson proprio, si chiama Riconsiderare la demenza di Tom Kitwood, proprio Erickson della Erickson di Trento, dove fa una serie di considerazioni dove dice una cosa importantissima, che i malati di Alzheimer, ad esempio, conservano completamente intatta la capacità di festeggiare, e questo l'hanno scoperto. Festeggiare è un sentimento, vuol dire essere contenti. Pensiamo a quale leva importante è questa. Oppure, sempre Kitwood dice, che sono cinque i bisogni fondamentali del malato di Alzheimer, che sono l'attaccamento. Attaccamento vuol dire l'affettività. Andreina, in effetti, le sta accanto, la coccola, la tocca. Vediamo che nelle strutture queste vengono a mancare, queste cose, perché non si può toccare e tutti i malati, c'è è un parente, una figlia che lo può fare. Poi l'essere occupati in modo significativo, non in cose sciocche tipo riempire bottiglie, svuotare bottiglie, quindi se è possibile ancora il gioco, se è possibile ancora le carte, eccetera. E poi l'inclusione. E poi un'altra cosa, il rispetto dell'identità, il fatto che sono tutti diversi, no? E quindi il prevenire, ad esempio, le crisi, che è un'operazione che Andreina riesce a fare, crisi di rabbia, malattie di Alzheimer, chi ci ascolta sa che le hanno, e funziona molto meglio prevenire, anzi è indispensabile, che non intervenire dopo, perché se si interviene dopo interviene il farmaco, ma il farmaco addormenta, poi questi non mangiano più, se non mangiano più vanno stimolati non dormono più, e allora vanno di nuovo riaddormentati, è un circolo davvero difficile, davvero doloroso, no? E lei, Andreina, che è un'insegnante, porta l'esperienza della scuola. Lei sa che con gli adolescenti l'importante è non fare lo scontro, non arrivare mai. E quindi mette in atto tutte quelle strategie che in qualche modo ha imparato a scuola. Alla fine la grandezza di Andreina è sì di corrispondere al dono, di riconoscere questo dono ricevuto d'amore e restituirlo, ma è anche il fatto di essere aperta alla vita. Lei è un'insegnante e porta tutta la sua esperienza nella vita con Camilla, insomma. Bene, Maria Pia Veladiano, citando la Erickson, lei ha aggiunto un altro motivo per cui questo libro è trentino. È ambientato fra l'altro in un paesino anonimo, però dell'Alto Garda, in cui i lettori trentini potranno riconoscersi molto. Poi vedremo, per chi avrà il piacere di seguirci, altri motivi di trentinità in questo libro. Però sicuramente trentino è questo progetto Alzheimer a cui si riferisce nel racconto, con tre persone debitamente formate che passano il loro pomeriggio in casa di zia Camilla con quello che viene definito un aiuto competente, chi la porta a cantare insieme, chi gioca alle carte, eccetera. Che cosa si riconosce di positivo? In parte l'abbiamo già detto, in questo progetto pilota che purtroppo però non è proseguito, forse per la pandemia, ma non solo. Sì, allora qui c'è il secondo livello. Quando prima dicevo, come dire, non è pensabile che un'emergenza di tipo sanitario o sociale, come può essere la patologia dell'età anziana, la patologia mentale dell'età anziana, sia lasciata alla soluzione individuale. Perché, come dire, tutte le vite sono preziose, sia quella del malato fragile, sia quella di chi gli sta intorno. Ora, non è pensabile che per rendere bella la vita di un malato fragile la soluzione sia l'annullamento di un'altra vita. Cioè, naturalmente l'eroismo è sempre una scelta individuale ed estrema, però questa è un'emergenza sociale, sanitaria, in qualche modo neanche emergenza, è ordinaria, cioè la vita invecchia e invecchiando si ammala. Allora ci deve essere anche una soluzione di tipo istituzionale, non può esserci una soluzione individuale e basta. Trentino per un po' di anni, il progetto credo fosse stato approvato ancora nel 2012, ero ancora in Trentino, era la giunta credo Rossi, poi è partito un po' più tardi e credo che abbia curato una quarantina di persone in questo modo. È la risposta istituzionale che ci deve sempre essere, cioè accanto alla disponibilità di Andreina c'è anche una risposta, c'è stata anche una risposta istituzionale che ha permesso a delle donne trentine, che la zia Camilla chiamava ragazze, competenti di fare da sostegno a questo lavoro di tenere a casa la zia Camilla nel suo ambiente, perché una poi delle scoperte,
Questa è l'intelligenza delle istituzioni. Adesso io so che il progetto non c'è, però che ci sono delle forme avanzate di assistenza comunque alle malattie, diciamo, patologie emergenti Certo. mentali a casa. Però il Certo. progetto così era sperimentale, credo, e non so perché sia finito, francamente. Bisognerebbe, forse voi sapete meglio, perché poi sono Certo. andata via dal Trentino e quindi non ho più seguito questo. Certo, lo verificheremo, lo racconteremo anche nel prossimo numero di Vita Trentina, però non c'è dubbio che molte RSA si siano anche attrezzate con delle attività specifiche. Vorrei dare spazio agli amici, sono numerosi, che ci stanno seguendo in questa diretta Facebook con Maria Pia Veladiano. È sempre un'occasione rara potersi farsi raccontare un libro dall'autrice. E dare spazio a quanto ci scrive Marinella da Trento, poi le chiederei un commento. Marinella, che evidentemente ha già letto il libro, che peraltro è in libreria da poche settimane, dice: Veladiano tratta l'argomento con estrema sensibilità, amore e delicatezza. Il libro, secondo me, può diventare un valido supporto per chi si trova ad affrontare questo problema e assiste persone affette da Alzheimer in preda all'angoscia per quel che sarà. È bellissimo, scrive Marinella, il suo consiglio di assecondare il vento anziché opporsi con la paura e l'incredulità che spesso assalgono chi accudisce una persona cara affetta da questo terribile morbo. A volte, dice l'autrice, non seguire le regole dettate da protocolli troppo severi può migliorare la vita dei pazienti e di chi le segue. Basta condire il tutto con tanto buon senso e sensibilità. Come Beh, può commentare? sì, commento volentieri anche perché sempre alla luce di questo testo di Keatwood che ho studiato evidentemente in questi anni, ho anche studiato parecchio quello che potevo da non esperta sul tema dell'Alzheimer, proprio lui dice questo, che il malato non è la malattia, il malato di Alzheimer non è la malattia e che ci sono soluzioni individuali anche di tipo medico rispetto alla. Non può essere in nessun modo standardizzata la cura. In effetti, Andreina fa questa scelta di un po' alla volta, anche un po' come dire, assumendosi una responsabilità. Lei si chiede, chissà se avrei potuto, però lo fa di calare, calare, calare le medicine. Però non è una magia e non è neanche un'irresponsabilità. Perché lo può fare? Perché lei sa esattamente. Come fare diversamente? Allora, se ad esempio la medicina contro l'aggressività serve quando c'è la crisi di aggressività e tutti i malati di Alzheimer hanno delle crisi oppositive, se Andreina è in grado di prevenire la crisi oppositiva non ha bisogno della medicina per l'aggressività. Allora, è chiaro che non è un avventato eliminare le medicine, non è una critica. È la conseguenza diretta del fatto che le sta vicino. Alla fine è la relazione che riesce a far sì che sia tutto diverso, insomma, il rapporto che Andrina sta. Bene, grazie all'ascoltatrice che ci ha consentito di mettere a fuoco anche questo elemento dei farmaci, che è uno dei capitoli sicuramente più interessanti e anche di attualità del libro. Vorrei tornare ancora un attimo su queste due donne straniere, no? Si dice che il malato di Alzheimer è straniero, diventa straniero anche ai propri familiari. E qui c'è anche il tema della differenza delle culture, che poi è uno dei temi che ritorna anche negli altri romanzi di Maria Pia Veladiano. E queste due presenze, ecco, che come si integrano all'interno della famiglia, in questo caso Trentina, e qual è il motivo appunto per cui riescono a diventare così terapeutiche, forse l'abbiamo già detto. Allora, sono due donne molto diverse. Intanto la prima si chiama Merhavit ed è giovanissima perché ha una ventina d'anni e viene dall'Eritrea. È misteriosamente presente in Trentino perché di solito la comunità eritrea non preferisce la grande città perché in genere sono ortodossi, vogliono la comunità, il loro culto, eccetera. E lei misteriosamente si saprà dopo perché, ma voleva proprio andare su in montagna e poi andrà ancora più su in montagna. La sua caratteristica principale è
è quella di essere veramente totalmente straniera, perché ha la pelle scurissima, viene da lontano, eccetera. Però è giovane, molto giovane, non ha mai fatto sta cosa, in più le piacciono i bambini e non le piacciono i vecchi, lo dice subito, insomma, perché è più capace con i bambini. Però fa qualcosa che è un po' tipico, no? Di queste persone che hanno conosciuto una parte terribile di vita, cioè si affida alla vita, ha avuto questa opportunità da parte di Andreina, ci prova, le due si intendono misteriosamente perché parla l'italiano ovviamente, se no, però insomma, si intendono misteriosamente e quello che lei porta è il suo assoluto calore vitale, è come se lei emanasse vita, noi sapremo perché dopo. Anche lei però è abbastanza interessante perché arriva lì e non è, come dire, non ha la vecchia Camilla, cioè lei non conosce la vecchia Camilla, quindi quando arriva le va benissimo la Camilla che trova, cioè la Camilla che le racconta delle cose strane, che non mette in ordine i personaggi della sua vita, ma tanto lei non riconosceva neanche i personaggi della sua vita, quindi le stava bene. E poi, soprattutto, hanno in comune le parole perché lei vuole imparare bene l'italiano. E zia Camilla che ripete le cose le permette di imparare bene l'italiano. Zia Camilla è anche molto contenta che le cose che si ricorda le possa ripetere così che Merhabit le impari. Insomma, la cosa che poi conclude la vicenda è che quando Merhabit troverà un'altra opportunità della sua vita se ne andrà, ma non se ne andrà come tradimento, cioè non è un tradimento, non è un dire ecco, no, vengono, fanno quello che vogliono e poi spariscono. Se ne andrà perché ha dato tutto quello che in quel momento poteva e poi segue la sua vita, cioè come è giusto che sia. Noi abbiamo una logica malata anche con queste persone che spesso chiamiamo ad aiutarci. Ed è una logica di sfruttamento, no? Ci sembra che quando vanno via ci stanno tradendo, ma vanno via per inseguire qualcosa che è comunque la loro vita. L'importante è che finché sono qua loro siano, diciamo, rispettate anche nella loro realtà di essere persone. Quindi è questo che fa crescere. Non c'è nessuna dinamica di sfruttamento dentro alla casa di zia Camilla e questo fa crescere tutti. Bene, Maria Pia Veladiana, abbiamo ancora 5 minuti e vorrei dare spazio, se ci arriva, qualche domanda di quanti ci ascoltano. Però non parliamo più soltanto di Alzheimer, perché in fondo il tema del libro, abbiamo detto, è quello della fragilità e provo a sintetizzare le due frasi che ritengo centrali in questo romanzo, un romanzo non solo commovente, ma anche intrigante per la vita di ciascuno di noi. A pagina 182, un capitolo intitolato Tutto qui, si dice quando la fragilità si impone, e qui penso a ogni tipo di fragilità, noi dobbiamo decidere se vogliamo ancora scappare oppure se dalla nostra vita può far parte quella verità assoluta che è la sua fragilità. Ecco, qui chiamiamo un po' in causa, oltre che la scrittrice, anche la teologa. Bisogna ammettere quindi, senza scappare, che la fragilità è parte della vita? E muoversi di conseguenza. Io dico sempre una cosa che mi sembra uno scandalo così grande, e cioè che abbiamo, come dire, ordinariamente, ma proprio ordinariamente, la nostra vita ha delle fasi estremamente, diciamo, fragili. I bambini sono fragili, i bambini con disabilità sono fragili, gli adulti con disabilità, gli anziani sono fragili, gli anziani malati sono fragili. Eppure noi abbiamo una vita pensata solo per adulti, lavoratori, consumatori, autosufficienti con l'automobile che sfreccia sulle strade, capaci di consumare e di andare avanti l'economia, come si dice, no? Tutto il resto, quando abbiamo bambini, dobbiamo organizzarci, cioè no, non possiamo lasciarli sulla strada a giocare, non abbiamo i cortili, dobbiamo passarli dalla scatoletta casa, alla scatoletta asilo, alla scatoletta palestra, alla scatoletta, sempre sotto lo sguardo di tutti, c'è anche una legge, no? E dice che sempre bisogna vigilare, 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 nessuna autonomia. Poi quando c'è un disabile, c'è la disabilità, abbiamo tutte le barriere. Quando c'è un anziano, sembra che sia la fine del mondo, ma noi siamo, cioè, sono 5 anziani per ogni bambino in questo momento in Italia, quindi è la normalità assoluta. Se poi l'anziano è malato, abbiamo subito la scatoletta pronta della residenza assistita. È come se noi fossimo
facessimo finta che la vita vera è quella che va dai 20 ai 50 anni, 60 anni. Dopodiché il prima è tutto un po', è tutto, diciamo, un bel problema da risolvere, ma non un problema da risolvere, è la dinamica della vita che è così, senza contare che noi siamo fragili anche oggi, perché in mille modi lo siamo, no? Per il lavoro, per la pandemia, eccetera, eccetera. Allora, la fragilità non è, come dire, una bella predica dei credenti, ma è la condizione normale della vita. Io credo che raccontarci storie che fanno vedere come la fragilità non sia la fine del mondo, ma sia parte del mondo, questo è il compito della narrativa, della letteratura, è anche un modo di servire la vita nel senso più bello, cioè di dire: troviamo soluzioni creative per una vita migliore. Quella che stiamo vivendo non va bene quasi a nessuno, perché vorrei dire, ultima cosa, che neanche a noi, diciamo adulti, tutti in età da lavoro, da consumo, che stiamo bene, va bene. Perché? Perché non siamo contenti di lasciare i nostri anziani nella residenza, di non vederli, quanto affetto ci viene meno e quanto anche senso di disagio, perché non va bene, noi sappiamo che non va bene, dobbiamo dimenticarci che non va bene, allora ci imbottiamo di lavoro, di mancanza di consapevolezza, ma in fondo lo sappiamo, quindi paghiamo anche un prezzo molto alto in termini di onestà, verso di noi e anche di serenità. Quindi è proprio un modo, qualche volta la narrativa è proprio questa possibilità di dirci le cose senza farci le prediche, ecco. Maria Pia Veladiano, qualche ascoltatore ci chiede il motivo del titolo, che forse ci dà modo di chiarire anche la relazione di cura. No, grazie Allora, adesso che sei qui, io mi rendo conto che è un titolo che qualcuno ha. Perché l'ho letto, ecco, perché me l'hanno scritto, ho un sito che pensavano una storia d'amore, nel senso adesso che sei qui, insomma, no, vabbè, un ragazzo, una ragazza, cioè, ma non è ingannevole. Allora, a un certo punto del romanzo, all'inizio, Andreina dice, quando scoppia la malattia, e adesso, e adesso, e adesso, lo ripete 3 volte. Questo titolo, adesso che sei qui, che è la prima parte di una frase, il mondo comincia per me. È un omaggio, mi spiace, è un omaggio perché mia madre, che non ha avuto l'Alzheimer, ma ha avuto una forma di demenza, nell'ultima parte della sua vita, quando uno di noi, di famiglia, non necessariamente io, ma chiunque andasse, arrivava da lei, riconosceva questa memoria affettiva, senza sapere magari che ero io più o un altro, e diceva: adesso che sei qui, il mondo o la vita comincia per me. È una sua frase. Mia madre non era una poetessa, era una donna contadina è pazzesco una frase così. Cioè, è come se avesse concentrato in una frase tutto ciò di cui ha bisogno una persona fragile e malata. Una splendida dedica, grazie di questa confidenza. Ed ora ci lasci come Vita Trentina, come settimanale diocesano, sponsorizzare questo romanzo, come forse un bellissimo romanzo, ma anche uno dei pochi in cui il dialetto trentino è protagonista, i nostri anziani sono protagonisti. Noi abbiamo. Con qualche errore, il direttore mi ha fatto osservare che c'è un errore che correggerò nella prossima ristampa, subito. Ti ringrazio di questo. Ecco, abbiamo letto del Gloriet, che per noi trentini è un luogo simbolico importante. Abbiamo sentito qualche canzone della nostra ricca tradizione canora, ma è proprio così che gli anziani malati di Alzheimer pensano in dialetto, forse? Dunque, un po' sì, un po' sì. Adesso non dico tutti, però un pochino sì, perché hanno una memoria molto affettiva e il dialetto è la lingua degli affetti, è la lingua. La mamma di, cioè la zia Camilla con Andrina parlava l'italiano, però le scappava parecchio dialetto, ma non perché per una forma di ignoranza o altro, perché è la ruga buona della memoria, cioè la ruga affettiva, è quella attraverso cui è passato probabilmente la lingua materna di queste donne, no? E poi anche un'altra cosa che i malati di Alzheimer di solito ricordano perfettamente sono le preghiere, oltre i canti. E questo conferma la memoria affettiva, cioè come se ci fosse. Si può far leva su qualcosa di potentissimo che è questa cosa, la preghiera come
compagnia buona, no? Delle sere, delle notti, ha un effetto straordinariamente calmante e se le ricordano, ecco, se le ricordano le preghiere e anche le canzoni, se sono canzoni un po' dell'infanzia, di tutta una vita. Penso che le cose che ha spiegato adesso la scrittrice, sono ben presenti a chi frequenta le nostre case di riposo, le nostre RSA, chi partecipa a qualche gioco, a qualche momento di canto in cui molti anziani sembrano ritrovare davvero la Esatto. parola. Però vorrei concludere ormai, insomma, dopo questo ringraziamento, anche per questo omaggio di Maria Pia Veladiano alla terra in cui ha lavorato a lungo ed è stata anche molto apprezzata, in cui ha ancora molte conoscenti e molti amici. Speriamo di poterci vedere in presenza, magari per presentare il Magari. libro, che ripeto, non è comunque un libro solo sull'Alzheimer, non è un libro solo sulla malattia, è un libro sulla vita sana, anche sulla vita bella, un libro sulle relazioni, un libro quasi parafrasando il titolo, sull'esserci. Ecco, una scrittrice può aiutare i lettori a vivere meglio, Maria Pia? Beh, ecco, non deve farne un obiettivo, perché la scrittura non può avere un obiettivo pedagogico, ecco, non credo che un romanzo debba avere un obiettivo pedagogico, ma sono convinta che se si racconta, cioè, se si racconta la vita credendo che, la vita è tutta la vita, tutta quella che abbiamo intorno, e se la si racconta con onestà, sì, può assolutamente un buon romanzo. Non per dire che il mio lo sia, ma dico in generale, posso citare ad esempio la Robinson, grandissima scrittrice americana, che ha scritto delle cose alla fine delle quali, quando si finisce, si chiude un libro, viene voglia veramente di essere migliori. Ecco, io credo che sia una meraviglia quando questo capita. Bene, penso che quanti l'ascoltano stiano così annuendo con il capo come sto facendo io. Grazie molto a Maria Pia Veladiano, tanti auguri Grazie. per queste presentazioni che poi sono quasi un modo, credo, per riscrivere il libro un'altra volta, per i Sono tutte dialoghi online, che ma sono anche belle, sì, perché sono particolari. Certo, auguri di poterlo fare in presenza e tanti auguri soprattutto e grazie da noi trentini per questo libro. Adesso che sei qui, di Maria Pia Veladiano, edito da Guanda, lo trovate in libreria. Grazie da parte mia a Giovanni Melchiori, collega che ci ha assistito in regia. Ci diamo appuntamento magari ad un altro lunedì alle 18 con Vita Trentina. Grazie e auguri. Grazie direttore, arrivederci.